Coverotti. Fallica, Roma Radio. Eccomi qua, ti abbiamo visto da bordo campo partire subito forte, è così che si costruiscono le stagioni vincenti. Eh sì, penso che tutti stiamo lavorando molto bene, il mister è stato molto chiaro in quello che vuole, poi i preparatori stanno facendo dei bei lavori fisici, che è quello che manca per una stagione lunga come sarà quella che viene, quindi dobbiamo essere tutti al 100% e stiamo allenando molto molto bene, pure i ragazzi, i giovani che siano qua con noi lo stanno facendo molto bene. Sparta, Roma TV. Ciao Diego, ciao. Innanzitutto complimenti perché ieri il preparatore atletico ci ha detto che ti sei presentato in grande forma, tu sei il migliore, quindi hai fatto i compiti a casa, però la mia domanda era più tattica. Ti vedo molto spesso parlare con Eusebio Di Francesco, perché anche guardando il Sassuolo lo scorso anno, forse questo tuo ruolo in cui devi partire largo e ti devi accentrare sembra molto nelle tue caratteristiche, o sbaglio, è così? State parlando molto? Sì, sì, è vero, lui mi chiede magari di non essere sempre aperto, che è quello dove devo lavorare di più, perché quello che a me piace è prendere palla, magari fare uno contro uno, contro la linea, no? Quindi lui mi chiede di accentrarmi di più, di prendere palla tra le linee, di mettermi vicino all'attaccante, e quello penso che mi farà crescere, mi farà migliorare nel mio modo di giocare, e sicuramente farò meglio per la squadra anche. Mangiante, scherzo. Eccoci, ciao Diego. Ciao. A proposito di questa analisi che stai facendo sotto il profilo tattico, ci aiuti anche a capire, anche se sono solo pochi giorni appunto di allenamento con Di Francesco, se trovi delle similitudini ma anche delle differenze da un punto di vista proprio tattico e delle metodologie di allenamento tra Spalletti e Di Francesco? Sicuramente ancora un po' più presto, no? Per fare un'analisi, però fino adesso quello che ho vissuto io, quello che ho sentito, che degli allenamenti sono intensi, lui chiede molto intensità, molto avere palla tra i piedi, giocare veloce, non tenere la palla, non perdere il tempo, giocare in avanti, è un allenatore che, per quello che abbiamo visto fino adesso e per quello che si è visto da Sassuolo, che le piace molto attaccare, giocare con esterni alti, quello con Spalletti prima lo facevamo, poi quando ha cambiato ruolo un po' di meno, però nell'allenamento vedo un'intensità simile a quella che facevamo con Spalletti. Di Carlo, Mediaset. Ciao Diego, in questo momento il direttore sportivo Monchi, che tu conosci molto bene, è stato impegnato anche in alcune cessioni importanti come Rudiger, Salah e Paredes. Ti chiedo proprio da un occhio privilegiato, perché lo hai conosciuto e ci hai lavorato anche insieme a Siviglia, secondo te che cosa può portare in più rispetto a Sabatini nella costruzione di una squadra competitiva come la Roma? Io per fortuna lo conosco molto bene, lui a Siviglia ha fatto degli acquisti incredibile, no? Ha preso dei giocatori che magari non erano così conosciuti, e lui l'ha fatto diventare importanti, poi li ha venduti in un prezzo molto più di quello che lo ha preso, quindi io ho molta fiducia in lui, penso che se gli danno il tempo, so che magari qua in questa città è molto diversa a Siviglia, magari non ha tanto tempo, non si lo aspetta tanto, però se gli danno quel tempo che lui bisogna, farà una squadra molto competitiva, una rosa completa, che sicuramente sarà molto molto importante per questo anno che comincia, che sarà lunghissimo, quindi dobbiamo avere una rosa forte, però come ti ho detto, io ho molto fiducia in lui, lo conosco bene, so che farà degli acquisti giusti e importanti. Dubaldo, Corriere dello Sport. Ciao Diego, buongiorno. Ciao. Volevo chiederti questo. Ieri, alla notizia dell'ufficialità della cessione di Rudiger, alcuni tuoi compagni sui social si sono espressi, più probabilmente hai visto, e hanno espresso qualcuno qualche perplessità, preoccupazione come Strootman, che poi ha tolto proposte e ci ha scherzato su. Tu che sei uno dei pochi titolari che sei qui in ritiro,
sei un po' preoccupato oppure comunque hai fiducia che si sta costruendo una grande Roma? Prima di tutto penso che tutti conosciamo, io a Rascia lo conosco da un anno e mezzo, voi lo conoscete da tanto, molto di più di me. Sappiamo come scherza, come lui, sono battute, no? Non possiamo prendere tutto come se fosse un dramma, no? Sono scherzi che facciamo tra di noi, magari sbagliamo a farlo così pubblicamente, però sono scherzi. Poi, come ho detto, io a Monchi lo conosco bene, so cosa può fare. Qua penso che è arrivato nuovo da poco tempo, non parla molto bene la lingua, deve avere il suo tempo, però per chiudere il mercato manca tanto tempo, e so che farà una squadra forte perché abbiamo la Champions, non è come l'anno scorso che giochiamo la UEFA, adesso abbiamo la competizione più importante al mondo e dobbiamo avere una rosa forte, però penso che lui la farà. Noi siamo tranquilli perché già abbiamo una squadra forte, sono andato via giocatori che erano importanti, però so che hanno arrivati acquisti già come Carso, come Gonalons, e so che Monchi farà un bel mercato. Pugliese, Gazzetta dello Sport. Io ti volevo chiedere una cosa, hai sempre detto che quel gol al Genoa è il gol, insomma, forse il gol più importante della tua carriera. Ti sei reso conto che comunque quello è un gol che sposta anche tanto nel futuro della Roma? Cioè, sai e sei consapevole, insomma, che è un pezzo di Champions, è tua. E poi una curiosità, l'altro giorno in piazza il direttore, parlando, scherzando, insomma, ci ha detto che tu sei stato il suo acquisto più difficile, se ci puoi raccontare com'è andata. Oh, prima, sì, sicuramente che sono consapevole di quello che rappresenta arrivare in Champions per una squadra. Mi è successo lo stesso a Siviglia, ho fatto un gol uguale. Il mio primo gol che ho fatto in carriera è stato al minuto 90 e siamo arrivati terzi con Siviglia in classifica e siamo arrivati in Champions. E quindi più o meno so quello che significa per la società, no? Non solo in qualità di soldi, sino quello che rappresenta la Champions, giocare con Barcellona, con Real Madrid, è tutto diverso. Penso che abbiamo fatto un anno positivo, potevamo fare di più, potevamo, come ho detto sempre, vincere la Coppa Italia, arrivare almeno in finale all'Europa League, e quello a me mi brucerà sempre perché penso che eravamo abbastanza forti per farlo. Purtroppo quello è passato, alla fine abbiamo rischiato di non arrivare neanche secondi, abbiamo fatto un finale di stagione vincendo a Milan, vincendo alla Juve, vincendo al Genoa nell'ultimo minuto, quindi penso che è stato un anno, una stagione molto positiva, che poteva aver stato più bella di quello che abbiamo fatto. E poi penso che lui lì ha scherzato perché lui mi ha preso da una squadra di Serie C, dall'Argentina, per pochi soldi e sono arrivato alla primavera dal Siviglia e dopo un anno e mezzo sono andato con la prima squadra. Penso che lui ha fatto lì una battuta perché ero io dietro, però non è stato niente di strano. Fagnano, Rete Sport. Diego, volevo chiederti, secondo te cosa manca ancora per colmare il gap con la Juventus e quanto ti stimola la concorrenza con il Sharawi, visto che Di Francesco punta molto sugli esterni? Grazie. Penso che piano piano stiamo avvicinando un po' di più. Il mio primo anno, o i primi sei mesi che quando sono arrivato, penso che abbiamo finito 10 punti dietro di loro. Questo anno soltanto a 4. Penso che quelle partite che a priori sembrano un po' più facili quando vai a giocare magari con una squadra che sta in una zona della classifica non così buona e uno pensa che vincerà facile e poi si mettono dietro e alla fine pareggi o come abbiamo perso, come è successo con qualche squadra. Penso che in quel momento la Juve fa un po' più di differenza, non lascia tanti punti in quelle partite dove magari il campo non è così in buono stato e dove tutte le squadre si chiudono, loro
hanno buoni giocatori, fanno quella differenza di magari fare un gol e vincere 1-0, perché non è che hanno vinto tante partite con molta differenza di gol, però l'hanno vinto. Noi magari abbiamo pareggiato, io mi ricordo quel pareggio col Cagliari che stavamo vincendo 2-0, pareggio con l'Empoli. Quelle partite secondo me sono quelle che poi alla fine sono i punti che ti mancano, perché se uno pensa, sono 4 punti e niente, però ti fa perdere lo scudetto e quella secondo me è la differenza. Con Stefan per fortuna abbiamo un bel rapporto, anche se giochiamo nella stessa posizione, che magari qualcuno o qualche volta pensano che non sia così. Lui ha fatto un finale di stagione benissimo, ha tornato con la nazionale e penso che sia per lui che per me avere questa competenza è positiva, perché non ti puoi rilassare, sai che se lo fai male c'hai un compagno dietro che può giocare al tuo posto e penso che quello è buono per noi e soprattutto per la squadra. Una sola domanda, grazie. Parisi, Centrosuono. Buongiorno. Buongiorno. Senta, nel marzo scorso lei si disse deluso dalla mancata convocazione da parte del CT, dell'ex CT argentino Bausa. Le chiedo intanto quanto le stimola il mondiale prossimo e se pensa che con San Paoli la considerazione verso di lei sarà diversa. Sicuramente avere il mondiale tra un anno è una motivazione, però per uno che da quasi 6 anni che non va in nazionale è un po' difficile. Sicuramente quando si cambia l'allenatore un po' la speranza torna, però come mi è successo di avere un brutto momento in cui mi ha chiamato, mi ha detto che la prossima volta sarò andato e poi non mi ha convocato, quello mi ha fatto perdere un po' delle illusioni. Però io prima devo lavorare per la Roma, se io lo faccio bene qua, se io faccio una buona stagione, sicuramente la possibilità di andare sarà più grande. Però se ti sono onesto non ho la stessa speranza che avevo magari 2 o 3 anni fa. Ferrazza, Repubblica. Buongiorno, no, mi ero incastrata. Ti volevo chiedere, quando tu sei arrivato, sei diventato un titolare da subito della Roma, sembrava non si potesse più giocare senza Perotti, per la tua ovviamente bravura e capacità d'adattamento. Lo scorso anno hai giocato di meno, ho la possibilità di chiedertelo adesso, perché, che cosa è successo, qualche problema di natura fisica con l'allenatore di allora e se speri di trovare più spazio in questa stagione, proprio come quando eri arrivato? E io penso che i primi 6 mesi dalla scorsa stagione ho giocato quasi tutto e quasi sempre titolare. Poi siamo andati in Natale, dopo Natale abbiamo giocato col Genoa la prima partita e io mi ho fatto male e magari lì ho cominciato, poi ha stato questo cambio di modulo che ha fatto giocare con un giocatore in meno in attacco. E la realtà è che quelli che hanno giocato come Raja, che lo hanno spostato un po' più avanti, ha fatto tanti gol, tante partite strepitose, e quello sicuramente ha fatto che io giocassi un po' di meno. Però poi ho sempre entrato, anche se ero in panchina, ero il primo, il secondo cambio, penso che ho giocato abbastanza. Sicuramente come a tutti fa piacere giocare di più e giocare sempre titolare, quello è una verità e lo dicono tutti. Però io devo pensare prima alla squadra, fare bene sia giocare 90 minuti o 10, entrare e aiutare come ho fatto. Penso che ogni volta che sono entrato l'ho fatto abbastanza bene, però sicuramente mi farebbe piacere giocare titolare sempre. E adesso è arrivato un nuovo allenatore in cui dobbiamo tutti dimostrare se siamo capaci di giocare, se siamo capaci di essere titolari in una squadra così forte come la Roma, che non è mai facile. Di Nardo, Teleradio Stereo. Buongiorno, lei lo scorso anno è stato il rigorista della Roma, ha avuto modo di parlare con Di Francesco e le chiedo, sarà sempre anche quest'anno, se è in campo e c'è un rigore, lei il rigorista della Roma o non avete parlato di questa cosa? No, la verità è che non è che sono il rigorista. Abbiamo avuto la prima partita che ho calciato con l'Udinese, stava Kevin andando a prendere palla, io le ho chiesto se potevo calciare, quello si decide lì nel momento, non è che uno
ha la responsabilità o ha già il cartellino di essere il rigorista. Magari qualche volta si, che ne so, si Edin ha fatto due gol e vuole fare il terzo, se lo do, non è che uno deve farlo per forza. Poi Daniele ha calciato molto bene anche, quindi penso che abbiamo una squadra molto capace di fare bene in tanti punti dalla partita, e sicuramente il rigorista cambieranno, però a me piace fare gol, mi piace calciare, fino adesso la palla è entrato, quindi spero continuare così. Carducci, voce giallorossa. Ti chiami Diego in onore di Maradona, hai il numero 10 tatuato addosso, hai mai pensato di poter chiedere magari in futuro la maglia numero 10, ti piacerebbe? No, prima quello è un mito, non mi chiamo Diego per Maradona. Io l'ho chiesto ai miei genitori, mi hanno detto che non è stato così. E poi no, penso, sicuramente mi piacerebbe, è un numero che mi è piaciuto da sempre. I giocatori che hanno giocato con quella maglia sono stati sempre i miei preferiti. Però penso che quella maglia sarà sempre di Francesco, e non so se qualcuno potrà mai indossarla. Per me sarebbe un piacere, però non chiederei mai di giocare con quella maglia, perché secondo me sarebbe una mancanza di rispetto. L'ultima, Torre, Roma News. Buongiorno Diego, eccomi. E questa stagione siete impegnati su tre fronti molto importanti, volevo sapere se avevate fissato un obiettivo minimo e se vi preoccupa la concorrenza di squadre come Inter, Milan e Napoli, che comunque si stanno rafforzando sul mercato e sono pronte a darvi la caccia per la posizione in classifica. No, noi come la squadra che siamo dobbiamo puntare su tutto, non possiamo pensare solo a una o a due competizioni. Sicuramente sarà una stagione lunga, una stagione dura e difficile, però bella, di quella che ogni giocatore vuole giocare. Poi è giusto che le altre squadre si rinforzano, lo stanno facendo degli acquisti importanti, e penso che magari questo anno tornerà a essere una di quelle stagioni quando, o almeno io quando ero piccolo e guardavo il calcio italiano, guardavi così tanti giocatori importanti. Magari questa stagione sarà così, e sarà un bel anno, una stagione molto equilibrata. Grazie a tutti. Ora esatta a Roma Radio sono le 12:59.